Bolognese, 50 anni, professore universitario di storia della regia sotto le due torri. Ecco Claudio Longhi, nuovo direttore dell'ERT Fondazione, l'ente del teatro in regione. Dopo 20 anni Pietro Valenti lascia la guida dell'istituzione al successore, che sarà titolare del mandato fino alla fine del 2020. Ci attende un compito importante, che è quello di far sì che un teatro come ERT, che ha fatto un cammino enorme in questi anni, continui su questo cammino. Continuare su questo cammino vuol dire accogliere le sfide della contemporaneità, vuol dire porsi il problema di cosa significa rappresentare la realtà complessa del contemporaneo sulla scena, vuol dire affrontare il problema di cosa vuol dire per un teatro abitare una città e abitare una comunità, o farsi abitare da una città e da una comunità. Quindi riflettere sulla relazione che il teatro ha con le altre istituzioni che operano nella città e riflettere sul legame che il teatro deve avere col pubblico. Stiamo vivendo dei tempi in cui il linguaggio teatrale sta cambiando molto rapidamente. Credo sia importante non pretendere di dare delle risposte definitive su quello che sta succedendo, ma credo sia importante interrogarsi su quello che sta succedendo.